circoncisione che viene fatta per quel Dio. È come se il sacrificio fosse appunto un modo per allontanare la divinità dell'animale dall'atto sacrificale, anticipando quella divinità rispetto all'atto sacrificale. Per cui l'atto sacrificale si dà per un Dio che è già Dio prima, indipendentemente dall'atto sacrificale. Questi meccanismi di astrazione della divinità dell'animale dall'uccisione del singolo animale sono messi in atto in sequenza progressiva fino ad arrivare da ultimo alla filosofia. La filosofia inizia, ma inizia consapevolmente anche, perché Platone fonda la sua Repubblica salutando Cefalo che sta andando a fare i sacrifici. Il dialogo della Repubblica di Platone comincia proprio così. C'è un dialogo tra i partecipanti alla costituzione della nuova Repubblica greca, che si salutano salutando la vecchia Repubblica, la vecchia civiltà, la civiltà del sacrificio. Per cui Cefalo, che fa parte della vecchia civiltà, se ne va a sacrificare agli dèi e loro se ne vanno a fondare la nuova Repubblica fondata sulla filosofia. La parola della filosofia, essere, è una parola che abbandona o che sta molto lontana dalla relazione tra che il divino istituisce con l'uccisione. Più il divino più l'animale si emancipa dall'uccisione, più l'animale in quanto condizione di vita si emancipa dall'uccisione, più la sua divinità viene garantita. Più la sua divinità viene garantita, più il Dio è potente nell'assicurare la permanenza in vita dei suoi fedeli. Anche nelle religioni moderne sono rimasti dei riti che ricordano. Sì, sì. Il corpo di Cristo. Beh, anche nel cristianesimo, insomma. E anche nei riti ebraici. No, no, non c'è più il sacrificio con il sangue, ma insomma, ricorda, ci sono dei riti che ricordano. Sì, sì. Nella filosofia non c'è più. Poi le religioni rabbini che si sono sposati alla filosofia. Comunque sì, la parola della filosofia inizia quando non si sa più niente sostanzialmente, ci si è allontanati così tanto dalla relazione tra l'animale in quanto proprio singolo animale cacciato e il suo essere condizione di vita, che la condizione di vita viene emancipata totalmente dalla concretezza dell'animale ucciso. Cioè la condizione di vita, il fondamento della vita viene proprio espulso, allontanato dall'esperienza concreta dell'uccisione. Quando questo avviene, cioè quando il divino non sembra più avere o non mantiene più traccia della sua relazione con l'uccisione, nasce la filosofia, che dunque è una pratica davvero astratta, e alcuni si allontanano dalla filosofia o se ne mantengono distanti per la sua astrattezza, perché pare non parlare della concretezza del vivere. Ma la filosofia pare essere così, quindi pare non parlare della concretezza del vivere, perché il punto di vista da cui parte la filosofia è appunto l'esito di questo processo di astrazione, che non è iniziato dalla filosofia, che è l'esito di un processo millenario che precede la filosofia. Io ho l'atto di uccidere e ho l'animale in quanto fondamentale per il mio vivere. Quando questo aspetto, l'animale fondamentale per il mio vivere, non è completamente separato dall'atto concreto di uccidere, quell'aspetto diventa Dio. Cioè quell'aspetto lì si fa proprio, sta per conto proprio. E la vita si regola secondo quell'aspetto lì. Tanto che se è così regolata, cioè se si comporta
secondo la regola, allora quella vita può avere buone possibilità di salvarsi, no? Quindi quello che viene, quello che accade è che un elemento dell'animale rimane per conto proprio e diventa la condizione salva che in quanto condizione salva può salvare l'uomo che intende così salvarsi. Questa emancipazione del divino dalla concretezza della uccisione garantisce alla volontà di tenere salva la propria condizione di esistenza. O pare garantire alla volontà di salvarsi in quanto volontà. Diciamo che è la prima forma, è il primo apparato che la volontà mette in campo. Dio è il primo apparato che la volontà mette in campo ed è un apparato onnipotente. Dacci il nostro pane quotidiano. A me sì. Dacci il nostro pane quotidiano. E sia fatta la sua volontà, perché naturalmente dipende da lui. Beh, ma se pensate al sacrificio, per quale motivo si sacrifica il Dio? Nella religione del sacrificio, per quale motivo si sacrifica il Dio? Si sacrifica l'agnello al Dio, si sacrifica l'animale, si sacrifica la pianta al Dio. Si sacrifica per poter avere in cambio ciò di cui... il cibo, no? Non è che si sacrifica perché ci si vuole privare del cibo, ma si sacrifica per avere abbondanti raccolti, per avere abbondante caccia e così via. Quindi quello che si... E poi il discorso sul sacrificio bisognerebbe approfondirlo, perché è un discorso complesso, perché ci sono... è un discorso complesso perché è appunto una fase intermedia, non è una fase pulita come quella della filosofia. La filosofia parte quando questa astrazione è già compiuta. La religione del sacrificio è invece più ambigua, perché questo processo di astrazione non è ancora compiuto, per cui ci sono elementi in cui il divino è ancora impastato con l'uccisione, no? Con l'uccisione e con il sacrificio. Quando la filosofia parte, quegli elementi del divino non sono più impastati con l'uccisione e il sacrificio, perché si sono completamente emancipati. Tanto che anche la parola, Einai, non tiene più in alcun conto, non si sente, non la parola sacro, perché in quella risuona ancora la relazione con l'omicidio, ma nella parola Einai non c'è più niente che possa far sospettare che il Dio ha qualche rapporto con l'uccisione. Ci sono vari residui anche delle feste popolari. Vediamo se lo trovo, c'è un documentario. Per esempio, in un paese della Lucania. Anche in Islanda comunque è abbastanza. In Islanda, per esempio, la tradizione delle feste religiose ammazzano. Sì, sì. No, ma questo che dicevo io, sì. Il sacrificio del grano. Perché anche. Beh, ma è quello che facciamo noi, cioè i cattolici tutti i giorni, quando vanno in chiesa, cosa si fa? Si mangia cosa? Il corpo di Cristo, giusto? Si fa l'Eucaristia, si mette in bocca il corpo di Cristo, si mangia il corpo di Cristo, si beve il sangue di Cristo, è il Cristo, l'agnello mistico, l'agnello sacrificale, tutte queste cose qui che sembrano insensate per una cultura smaliziata e laica come la nostra, hanno un'origine che non è affatto, come dire, banale e assurda. Hanno un loro logos, hanno una loro logica. Questa festa che dico è addirittura, perché anche il cibarsi delle piante è un sacrificio. Il sacrificio del grano non so se lo fanno ancora, ma c'è un documentario. Beh, il principale sacrificio orientale è il sacrificio di una pianta. E tutta la cerimonia che si svolge quando c'è la lietitudine. C'è uno che si traveste da caprio, il caprio che viene cacciato, e poi con i falcetti, la falce è il simbolo della morte, viene
una volta probabilmente la sacrificavano, svestita una vergine con i faccetti, mentre danzano c'è la musica. Ora non la ammazza più ovviamente, però c'è questa cerimonia. Io non so se la fanno ancora, ma c'è stato un Italia negli anni 50, è impressionante. Cioè, è proprio il rito del sacrificio del cibo, perché si tratta poi di rifecondare il campo, che si, di nuovo nasce il grano, cioè sia l'animale che il grano, coltivato tra l'altro. Sì, in questo corso non abbiamo modo di soffermarci sulla dimensione del sacro e sulle religioni del sacrificio, però è molto interessante vedere come quello che stiamo dicendo qui ci consentirebbe, sarebbe molto interessante vedere come quello che diciamo qui ci consentirebbe di, o ci consenta di interpretare anche i riti sacrificali in realtà, con quell'ambiguità che vi dicevo prima. Per cui da un lato si mantiene che è l'uccisione a consentire la vita, dall'altro lato si deve garantire che vi sia qualcosa di divino che invece viene alimentato da quell'uccisione, ma che non viene messo in pericolo da quell'uccisione. E, sì, insomma, sono riti complessi, ma che hanno questa origine qui e che, come dire, si sviluppano secondo questa direzione, per cui ciò che conta in quei riti lì è mantenere il divino al sicuro, che sia contento affinché la sua integrità e la sua contentezza siano proficue per noi. Questo è quello che succede. E ripeto, nell'arte parietale noi siamo allo stato zero, cioè al punto in cui si comincia a astrarre qualcosa dall'animale ucciso, e questo qualcosa così astratto viene appunto emancipato dall'uccisione. Nella misura in cui questa emancipazione si compie, in quella misura il divino è assolutamente assicurato. L'assicurazione del divino è la nostra assicurazione, o l'assicurazione della volontà di potenza. Assicurandosi la condizione, quella volontà si assicura di poter continuare a vivere. Certo, per esempio all'interno di certi riti, di certe pratiche, secondo certe modalità e così via, che siano buone per il divino e così via. Ma il divino nasce qui, nasce non come un fatto immediato, ma come il prodotto di un processo, il prodotto l'esito di una richiesta o l'esito di un bisogno. Arrivederci. In quanto tale, il divino, e poi lo vedremo magari la prossima volta partendo dal perdono, diventa l'essenza stessa del bello. Il divino tradizionale, in quanto condizione di possibilità della vita, è il bello in sé. Quello che il greco chiama kalon, tokalon, ciò che è bello è appunto ciò che è integro, ciò che sta, in latino si dice pulcher, sì? Una domanda, sì? Ma questo non c'entra, sì? Il mio punto, non mette, questo è essenziale risponderci a questa traduzione, però sì. Non mette la nostra volontà, certo, perché è completamente l'opposto. Cioè, noi abbiamo detto che oltre a noi non può esserci niente, e adesso mettiamo in discussione dicendo che c'è qualcos'altro.
infatti da qui poi partiremo martedì per andare verso Klein, e mostreremo cosa sia il Dio per la tradizione, che da ultimo il Dio per la tradizione è il più profondo di te, la tua profondità stessa. Infatti Agostino dice che in interiore omne habitat veritas, che la verità, cioè Dio, abita nell'interiorità dell'uomo. Ma la tua osservazione è corretta. Infatti io ho sempre detto, il modo in cui la volontà crede di poter risolvere la contraddizione, in cui vuole risolvere la contraddizione, il primo modo in cui, giusto, vi ricordate, il primo modo è Dio. Non ho detto che in quel modo risolva davvero la contraddizione. Perché il Dio della tradizione finisce per essere un modo non il contraddittorio di risolvere la contraddizione, cioè un modo contraddittorio, e quindi viene abbandonato a un certo punto. L'abbandono di Dio non è dovuto al fatto che non ci crediamo più, è dovuto al fatto che non è sufficientemente potente, o che quella potenza, Nietzsche dice che il rimedio peggiore del male, è un'espressione che usa Nietzsche, intendendo dire che il rimedio, cioè Dio, finisce per rendere impossibile la volontà che vorrebbe assicurarsi attraverso Dio. Ma questo un po' alla volta, intanto stiamo qui, però è corretto quello che dici. Questo Dio che è condizione eterna del mondo è l'essenza stessa, lo vedremo bene con Platone, della bellezza così come intesa tradizionalmente. Il bello, kalon, ciò che è bello perché sta. Che sta, perché è integro, perché è il bene stesso. Infatti si dice kalon kaiyazon, è bello e buono, dove il suo essere bene è il suo essere in una condizione di benessere. L'integrità del principio è ciò che garantisce la salvezza del principiato, cioè dell'uomo. Questo è bello per la tradizione, l'unico davvero bello per la tradizione filosofica e per la cultura occidentale tradizionale, l'unico vero bello è Dio, che gli altri sono icone, sono copie, no? Sono immagini sbiadite della bellezza autentica. La vera bellezza, ciò che davvero noi amiamo, a cui davvero aspiriamo, è la bellezza in sé, la quale è ciò che non può mai venire meno, ciò che non può subire alcuna modifica, alcuna alterazione, ciò che è eternamente, ciò che è sempre sacro, la physis eisozomene, di cui parla Aristotele. Quello è davvero bello, non le opere dei giorni dell'uomo, le opere che nei giorni dell'uomo l'uomo produce. Quelle sono copie. Quello che è davvero bello, e quindi ciò verso cui il nostro eros è rivolto, il nostro amore è rivolto, è la condizione ultima dell'esistenza, Dio, in quanto è eterno, cioè in quanto è inalterabile, in quanto è immodificabile. Questo è l'impianto tradizionale. Poi lo vedremo meglio nel simposio, cioè partiamo proprio dal testo e in questo modo svolgiamo quello che sto dicendo. Ma anche qui anticipo. Sì, sì. Totalità della perfezione è Dio. La privazione, invece, la privazione di Dio, cioè il Dio depotenziato è il mondo. Poi, ripeto, nel testo del simposio lo vedremo meglio. Però, ecco, tradizionalmente l'arte, l'esito di quella prima forma d'arte che è la figura parietale, è la costruzione di Dio. E il Dio che viene costruito è il Dio assolutamente eterno, la condizione assolutamente inscalfibile,
della vita. Inscalfibile, qualcosa che non può venire negato. Parmenide dice l'essere, e qui l'essere è lo hen, appunto, l'uno, Dio, è il bello in sé. Ed esso è innegabile. Parmenide dice l'essere è e non può non essere. Non può non essere, no? È qualcosa che non può venire. Quello è il grande, è il più potente dei rimedi della tradizione. Assicurarsi per quella forma di volontà di potenza la condizione dell'esistenza, darsi la condizione dell'esistenza per quella forma di volontà di potenza è amare Dio. Perché? Perché Dio è l'assolutamente innegabile condizione di, in quanto è innegabile, non può venir meno, non potendo venir meno, mi garantisce nella vita. E io mi salvo in che modo, secondo Platone? Ma amando cosa? Amando l'altro, amando il prossimo, amando il nemico, no? Amando Dio. Per cui Eros l'amore è amore di Dio. E poi vedremo cosa vuol dire per Platone che l'amore è amore di Dio. Però è lì che mi salvo. Sono salvo perché andando verso Dio io vado verso ciò che non può venire meno, verso ciò che non può subire alterazione, verso ciò che non è, che non può perire. E quindi ho la vita eterna. I credenti in Dio credono in Dio per avere la vita eterna, non per avere la vita non eterna. Gli amanti di Dio amano Dio per essere eterni, non per non esserlo. Per vivere per sempre, non per non vivere per sempre. Se la contraddizione mettere in pericolo la mia volontà di vita, la soluzione tradizionale, che inizia con l'arte figurativa della volontà, è quella di, come dire, emancipare da qualsiasi pericolo la condizione della vita e in questo modo poter per sempre vivere. Poi su questa schematica struttura costruisce un impianto, una vera opera d'arte, un impianto straordinario, che è quello della cultura tradizionale dell'Occidente. Quando intendo cultura tradizionale intendo la cultura che va dall'epoca classica della filosofia greca, quindi fondamentalmente dal VI secolo avanti Cristo fino alla modernità. Quella è l'epoca tradizionale. Modernità vuol dire 1600, 1700, 1800, 1500, 1600, insomma. Poi comincia, questo impianto comincia a tramontare. Comincia a tramontare vuol dire comincia a vedersi o a emergere che non può essere questa la forma con cui che la volontà deve avere per potersi salvare. Ma noi non siamo ancora lì, siamo appena qui. Allora, il documentario è La passione del Milano. Lo trovate su YouTube. No, è notevole, è del 59. C'è un commento e una musica terribili della Rai, non so cosa dice, però le scene le potete vedere. Sempre c'è
emancipare Dio dai sensi. Perché lo devo emancipare dai sensi? Perché altrimenti me lo posso mangiare. Che i sensi sono la realtà, no? Il tatto è l'organo con cui afferro la preda. Quindi, da ultimo, qualsiasi immagine comunque rimanda a qualcosa che è sopra l'immagine, che è sovrasensibile. Ed è, ripeto, non una cosa che si vede qui, ma una cosa che si vede alla fine lì. Per cui nell'epoca della filosofia, il vero bello non è mai il bello sensibile, ma è il bello che colgo con la mente. La mente, con gli occhi della mente, con gli occhi dell'anima, no? Il bello sensibile può solo, e questo è un modo che si usa spesso nella tradizione, può solo trascinare l'anima verso il Dio. La vera visione del Dio, la visione del Dio è la vera teoria, la visione da Corao, la visione di Theos, la vera visione del Dio è appunto la contemplazione. Le immagini, le icone possono essere strumenti affinché attraverso la loro bellezza si vada oltre la loro bellezza e si giunga alla vera bellezza, che non è la bellezza dell'icona, ma è la bellezza dell'idea che sovrasta l'icona. Ok? Sì, questo legame tra Dio e la bellezza. Sì, questo è il punto. Quindi la qui bellezza, e il senso tradizionale della bellezza è questo, bellezza è ciò che è eterno. L'eterno è bello, l'unico davvero bello è lo hen, il principio. Quella è la fonte della bellezza, rispetto alla quale qualsiasi cosa del mondo non è bella. Qualsiasi cosa del mondo è una coppia più o meno riuscita di quella bellezza, che è l'unica bellezza autentica. E di questo, per esempio, da qui in avanti poi dovremo ripartire per mostrare come questo schema venga meno e come si arrivi a quel controcanto che è appunto del bisonte, che è il buffalo di Klein, e che cosa questo significhi peraltro. Una divagazione. Ad aprile scorso anche i giornali italiani hanno dato notizia di un dibattito alla Burgo. A Burgo c'era una piazza dove c'era una sinagoga che era la più grande dell'Europa, costruita nel 1906 e distrutta dai nazisti nel 1933, completamente rasa al suolo, e poi sono stati deportati gli ebrei, li hanno fatto per importare la Cecia. Né alcuni decenni fa, in occasione di episodi di antisemitismo, fu incaricato un artista di costruire un monumento a memoria. Quindi, uno dei vari monumenti dell'Olocausto. E questo monumento era un mosaico che ricordava la pianta della sinagoga. Uno o due anni fa, non so chi ha proposto anche nel Parlamento della Regione di ricostruire la sinagoga, com'era e dov'era. Il rabbino capo ha subito sposato questa idea, la comunità ebraica quasi a maggioranza l'ha approvata, il Bundestag ha stanziato 67 milioni di euro e ha erogato 600.000 euro per il progetto di attività. La direttrice dell'Istituto di Storia degli Ebrei in Europa e in Germania si è opposta e
insieme a lei anche molti altri intellettuali, non solo in Germania. E quindi è sotto questo dilemma. Però guardate, io ho posto questa questione anche agli studenti, ai vostri colleghi. Chiunque tende a dire sì, è vero, forse ha ragione la direttrice dell'Istituto di Storia, ma anche alcuni superstiti che capito certamente hanno detto no, perché il monumento della memoria, la memoria è la memoria di un evento storico. Allora perché il rabbino? Ma guardate, qualsiasi tempio e qualsiasi sacerdote si sarebbe comportato come rabbino. Perché il rabbino ha sposato invece la ricostruzione come era il dovere della sinagoga? Ora, detto agli architetti che sono venuti delle stalle, la conservazione, dice no, non si può ricostruire le cose, se mai si fa un altro monumento. Ma dice questa il sacerdote è come se dicesse ai nazisti: voi avete distrutto la sinagoga si può costruire, distruggere, ma non potete distruggere Dio. Quindi siete perdenti per forza di cose, quindi io la ricostruisco come era e dove era, perché no? Il mosaico, tra l'altro, è anche paradossale perché può essere anche un simbolo per i neonazisti. La sinagoga non c'è più e ricorda. Che cosa ricorda? Ricorda che questa è la storia dove loro l'hanno fatta distruggere. Quindi è una cosa importante, cioè quella sinagoga, quel momento rinvia a Dio. Dio è eterno. Qualsiasi cosa ne prenda, la si può distruggere, ricostruire, le condizioni che restano. Il tempo contemporaneo tende a divinizzare la storia. A divinizzare ciò che non è divino, ciò che non è eterno, è un paradosso. Ma è chiaro che se Dio è morto, alla fine la Dio ha tolto, comunque bene, o dovrà comunque arriveranno al compromesso. Però è significativo, ci sono di queste cose, ce ne sono molte di episodi, ma pensate alle chiese di Firenze. Nessuno distrugge, se lo protegge, però si fa del biglietto, si fa la coda, è un museo. C'è una cosa completamente cambiata. Cioè, un fedele come fa? Deve andare nelle farsi dare tra i turisti e così, e paradossale. Io, abito a Firenze, ho fatto un tribunale che andavamo in chiesa a rilevarle liberamente, non si può più entrare in luogo il Santo del Novembre, una cosa del genere, ma anche la sinagoga credo che si fa il mio. C'è un mio amico architetto, ma il sovrintendente dei monumenti, credo anche lì, sì, ci sono come luogo anche le cerimonie religiose, però se vuoi visitare un museo, ma è un museo. Avete qualcosa da chiedere? Chiudo.